Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio tracciare un bilancio con voi dei miei primi 5 anni su YouTube. Allora, innanzitutto, come avrete potuto notare, ho 2750 iscritti al momento in cui sto registrando. E non voglio assolutamente sminuire questo numero, anzi ci tengo a ringraziare tutti quelli che si sono iscritti ed anche tutti quelli che mi hanno apprezzato in questi anni per il mio lavoro. Detto questo, alcuni di voi potranno chiedersi: ma come mai hai fatto solo, tra virgolette, 2750 iscritti in 5 anni? Allora, la mia, esperienza su YouTube è nata dal fatto che ero e sono tuttora un follower di Andrea Galeazzi. Chi non conosce Andrea Galeazzi è un recensore della prima ora, quindi su YouTube è stato uno dei primi che ha iniziato a registrare video, a postare video e recensire telefonini, per cui lui è nato come recensore di telefonini ed è diventato il punto di riferimento per quanto riguarda YouTube. Io sicuramente ho sempre seguito e seguo tuttora i suoi consigli se devo comprare uno smartphone o cose del genere. Lui al momento ha più di 1 milione di iscritti e ha fatto di questo, credo, la sua professione, oltre a recensire poi anche autovetture, sì, comunque tutto quello che concerne la tecnologia. E io nel 2016 decisi di volere imitare Andrea Galeazzi e fare come lui. Però si sa, come tutte le cose, quando decidi di imitare qualcuno non avendone neanche le capacità come non le avevo io e non le ho tuttora, va a finire che non solo fai una brutta figura, ma sicuramente non ottieni gli stessi risultati. E dico che non avevo la preparazione perché volevo parlare di telefonini, ma non ne ero capace. E mi accorsi subito che questa non era la strada giusta per poter avere, diciamo, un certo seguito, anche perché i miei primi video, se andate indietro a guardare i primi video che ho fatto, erano veramente penosi. Perché erano penosi? Principalmente per colpa mia, perché non sapevo minimamente come si facevano video, non sapevo parlare davanti a una telecamera, non sapevo esporre, quindi non preparavo nulla prima, pensavo di sapere le cose, poi quando mi mettevo davanti alla telecamera andava a finire che mi impappinavo. E oltretutto non ero nemmeno in grado di fare un montaggio video come si deve, anche perché non avevo nessuna conoscenza. Ho installato il mio primo programma e poi è andata a finire che il montaggio veniva come veniva. La mia prima telecamera che ho usato per un paio d'anni era questa, una Canon Legria HFR 606, che credo sia stato il peggiore in assoluto acquisto che io abbia fatto, perché questa qui fa video e li faceva anche allora peggio di quello che poteva fare allora uno smartphone, anche in termini di audio, per cui io ero lento, l'audio era pessimo, le immagini erano pessime, per cui naturalmente i risultati erano assolutamente disastrosi. Se mi rivedo oggi, sinceramente mi vergogno e vorrei anche cancellare quei video, solo che poi diciamo, ci sono alcuni video che tuttora vengono visti, per cui li lascio, anche se i risultati sono quelli che sono, perché i mi piace e i non mi piace sono lì, per cui sono video che naturalmente non hanno avuto nessun successo. Io in questi anni, sinceramente, ma credo di voler sapere anche la vostra opinione, credo di essere anche migliorato. Migliorato sia io perché sperimentando anche sul campo, quindi sperimentando durante le riprese dei miei video, cercando tutorial su YouTube, ho cambiato anche attrezzatura. Attualmente sto registrando con una Panasonic FZ300, non è il massimo della vita, però sicuramente come risoluzione
è molto migliore rispetto all'Allegria che ho acquistato per prima. Ho acquistato due fari come si deve, due softbox come si deve, per cui anche la luce sicuramente è migliorata, ed ho acquistato anche un microfono che ho recensito sempre su questo canale. Sto usando un Razer Siren X, della Razer appunto, ed è un microfono che sicuramente mi permette di di registrare un audio migliore. Oltretutto poi registro la traccia con Audacity, che mi permette appunto anche di andare a migliorare un po' quello che è l'audio registrato. Nel corso degli anni poi è andata a finire che la mia strada su YouTube l'ho trovata cercando di parlare il più possibile di argomenti di cui ero più preparato. Ho fatto, come avete visto, molti tutorial sul wifi, sui router. E ho visto che quelli sono un po' i video che sono più seguiti da voi, e quindi ho cercato di concentrarmi più su questo e su altri argomenti come Sky, l'intrattenimento e la TV, che ho visto essere più seguiti da voi. E quindi ho imparato anche a seguire un po' gli argomenti che vi piacciono di più e che vi interessano di più. Sicuramente vorrò innanzitutto per i prossimi mesi cercare di portare argomenti nuovi. Spero appunto di avere riscontro. Voglio continuare a sperimentare, a portare argomenti nuovi e appunto vedere se vi piacciono. Poi naturalmente, se vi piacciono, li portiamo avanti, se vi interessano, oppure altrimenti, se non vi interessano, si passa ad altro, si continua con quello che abbiamo parlato fino adesso, oppure si cerca di portare argomenti nuovi di volta in volta, a vedere se c'è interesse. Bene, io vorrei sapere la vostra opinione su questo video qui sotto nei commenti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo anche il mio nuovo canale Telegram, dove ci sono tutti i giorni offerte provenienti da Amazon. Se acquisterete da quel link, per voi non cambierà assolutamente nulla sul prezzo finale del prodotto, a me arriverà una piccola commissione. Questo è un modo per dimostrarvi il mio apprezzamento e per darmi anche un po' di supporto. Detto questo, vi ricordo anche il mio blog, dove trovate tutti i miei articoli inerenti a questi video su YouTube, e anche le mie pagine social, dove potete contattarmi su Facebook, sia su Twitter sia su Instagram. E visto che non lo usate, vi ricordo anche che sul mio blog c'è anche il forum Discuss e potete commentare anche lì i miei articoli. Bene, io per questo video ho concluso, vi saluto e vi do appuntamento come sempre al mio prossimo video. Ciao ciao a tutti!